28-09 per Giada Facchi. In pedana ora Elena Sartori a 35-86. E andiamo alla prima serie della 4x400 allievi, anche qui 4 serie. Nella prima corsia Easy Speed 2000. In seconda Montepaschi Wisp Atletica Siena. In terza Trionfo Ligure. In quarta Toscana Atletica Caripit. In quinta Assindustria Rovigo. In sesta Fiamme Oro Padova. In settima Spectet Atletica Cari Spezia e in ottava Atletica Estrada. Partita intanto la prima serie delle quattro in programma. Easy Speed 2000, Capelli, Ghilardi, Cesaroni, Michelotti, Montepaschi Atletica Siena, Nannotti, Isernia, Facchielli, Franco Neri, Trionfo Ligure, Bravaccini, Melis, Bottazzi, Aiotade, Toscana Atletica Caripit, Frongillo, Pisaneschi, Cardelli, Gaggioli, Assindustria Rovigo, Cattozzo, Gasparetto, Cecchetti, Sizia, Fiamme Oro, Greggio, Cossus, Lanzi, Martini, Guaglione in pedana nel disco. Ultimo lancio per lei, già medaglia di bronzo, 38-42. Andiamo al cambio, primo cambio. In pedana la Santo Ferrara, per adesso medaglia d'argento, deve andare più di 4 metri avanti per agguantare la Maria Antonietta Basile. Rimane argento e ora in pedana la campionessa italiana 2012 Maria Antonietta Basile, ultimo lancio. Andiamo a vedere cosa succede nella 4x400. Con Atletica Estrada. Atletica Estrada e Assindustria Rovigo. E poi Atletica Cari Spezia. Quindi Estrada, Rovigo, Cari Spezia, Basile in pedana. E questo è un lancio più lungo, questo è un lancio più lungo di quello ottenuto fino ad adesso, 44-64. Andiamo a seguire, vediamo quant'è misurazione per la milioprimatista italiana nel disco, 46-50, e lei è la campionessa italiana 2012. Andiamo ora a seguire le fasi conclusive della prima serie, 4x400. Con Fiamme Oro Padova, Fiamme Oro Padova, Montepaschi Atletica Siena e Toscana Atletica Caripit. Fiamme Oro, Montepaschi, Caripit. Caripit ora che si porta in seconda posizione con Willem Jacopo Gaggioli. Fiamme Oro, Fiamme Oro, ma c'è un ritorno, quello della Toscana Atletica Caripit con
pettorale numero 4, invece l'Atletica Estrada. L'Atletica Estrada 3:32:19. Risultato della quarta serie 4x400 allieve, vinta dalla Pro Patria Busto Arsizio 4:00:33, seconda Brunic Brunico Volksbank 4:03:82, terza Toscana Atletica Empoli Nissan 4:04:57. Terminato quindi il disco, tra poco la premiazione delle 8. Poco la premiazione anche della 4x400 allieve e ora ancora tre serie per quanto riguarda i maschi. Tra poco la presentazione della seconda, quando siamo quasi al termine di questa due giorni, questa eccezionale due giorni qui a Firenze, lo stadio Luigi Ridolfi, 47esima edizione campionati italiani allievi allievi 2012. L'edizione dei grandi numeri, della grande partecipazione e non solo degli atleti, ma veramente grande partecipazione anche da parte del pubblico presente, numeroso qui all'impianto Luigi Ridolfi. Andiamo a vedere i risultati della 4x400 allievi, la prima serie vinta dall'Atletica Estrada 3:32:17, poi la Spectet Carispezia 3:33:27, Fiamme Oro Padova 3:33:33. Seconda serie della 4x400 allievi, prima corsia Atletica Firenze Marathon, in seconda Libertas Polisportiva Amatori Benevento, in terza Unione Giovane Biella, in quarta Atletica Saletti, in quinta Atletica Vis Abano, in sesta corsia Trevis Atletica Centromarca, in settima Libertas Valpolicella Lupatoti e in ottava Modena Atletica. Partita questa seconda serie, Firenze Marathon, Bellucci Dintino, Abbati Catalani, Amatori Benevento, Iele Armellino, Nunziante Ducatani, Unione Giovane Biella, Conrigola, Beltramo, Coda, Ribotta, Atletica Saletti, Colombi, Persico, Zanchi Vitali, Vis Abano, Rubini, Barison, Sperandio, Forcato, Trevis Atletica, Durigon, Marconi, Maurizi, Zuccon, Valpolicella, Lupatoti, Chesini, D'Ademo, Morati, Abapchere e Modena Atletica, Dardi, Damaskin, Itrbi e Mor. Siamo al primo cambio con la Modena Atletica.
poi Treviso Atletica, quindi Modena Atletica, Treviso Atletica in settima, Libertas Valpolicella. Libertas Valpolicella con Nicolas D'Ademo che va al comando 200 metri prima del prossimo cambio. Ci siamo al secondo cambio. Libertas Valpolicella ancora al comando, pettorale 33 con Morati in questo momento. 250 metri prima dell'ultimo cambio. Già schierati gli allievi. Eccoci a rettilineo prima dell'ultimo cambio. Rettilineo prima dell'ultimo cambio per Libertas Valpolicella e poi pettorale 9 Firenze Marathon e Atletica Vis Abano. Quindi Valpolicella, Firenze Marathon, Vis Abano. Vis Abano ora che passa lo staffettista della Firenze Marathon. Ma andiamo a seguire gli ultimi 150 metri di questa seconda serie, 4x400 con la Libertas Valpolicella. Lupatoti che si aggiudica, mancano ormai 50 metri, Libertas Valpolicella e poi Atletica Vis Abano e la Firenze Marathon nell'ordine. E siamo alla premiazione del disco, lancio del disco allieve. Ottava GS Ermenegildo Zegna con 35,28, Giada Gregoletto. Settima, Atletica Bergamo 1959, 35,71, Giada Facchi. Sesta, Atletica di Marca con 35,86, Elena Sartori. Quinta, Libertas Valpolicella Lupatoti con 36,08, Wendy Baonga. Quarto posto, Atletica Bergamo 1959 con 37,27, Paola Alborghetti. E terza, medaglia di bronzo per l'Enterprise Sport & Service, 38,42. Comprata dal tecnico Bartolomeo Oliviero, Carmela Guaglione. In seconda posizione la medaglia d'argento, Atletica Gran Sasso con 40,24, il tecnico Bruno Olmi e lei è Santoferra, Santoferrara. Campionessa italiana allieve 2012 nel disco, Enterprise Sport & Service con 46,50, il suo tecnico Angelo Zagaria, Maria Antonietta Basile. La miglior prestazione italiana allieve con 50,06. Ricordiamo che i tecnici che sono presenti ricevono
una bottiglia di vino donato dagli assessorati allo sport e agricoltura della Regione Toscana. Eccoli i risultati proiettati nel maxi schermo della seconda serie da 4x400 allievi. Primo posto Libertas Valpolicella Lupatoti 3:26:56, secondo posto Atletica Vis Abano 3:30:05, terzi Atletica Firenze Marathon 3:30:78. Allora, presentazione della terza serie della 4x400. Prima corsia Atletica Riccardi Milano, in seconda Atletica Piemonte ASD, in terza Atletica Lecco Colombo Costruzioni, in quarta Polisportiva Gavirate, in quinta Axi Campidoglio Palatino, in sesta Asi Intesa Atletica e in settima Atletica 100 Torri di Pavia. Ancora qualche istante prima della partenza, questa penultima serie 4x400 allievi. Partita questa terza serie, Atletica Riccardi, Miglio, Bussone, Pelizzoli, Martinini, Atletica Piemonte, Difonso, Coppo, Carioti e Oliaro, Atletica Lecco, Brambilla, Spandri, Aldeghi, Zanardi, Polisportiva Gavirate, Visentini, Dascanio, Tadini, Peron, Axi, Campidoglio, Palatino, Falco, Colombi, Ceruti, Manfredi, Intesa Atletica, Aucone, Macci, Passarelli, De Santis, 100 Torri di Pavia, Mancini, Ferro, Pavan, Amparo. Ecco, siamo al primo cambio in sesta corsia, Asi Intesa Atletica, poi in settima 100 Torri di Pavia, corsia interna per l'Atletica Riccardi di Milano, maglia verde. Sembra che stia passando ora l'Atletica Piemonte davanti all'Atletica Riccardi, ma andiamo a seguire gli ultimi 150 metri prima del cambio. Questa penultima serie 4x400, poi la quarta con le staffette che hanno i migliori tempi. Scorso anno Atletica Studentesca Cassa dei Risparmi di Rieti, pettorale 18 e poi il 7, pettorale 18, Atletica 100 Torri Pavia, poi Atletica Riccardi Milano e Atletica Lecco 100 Torri Pavia, Riccardi Milano, Atletica Lecco.
200 metri al cambio. Ancora con l'Atletica 100 Torri Pavia, la Riccardi di Milano con Pelizzoli. Ultimo cambio, ultimo cambio, ancora tutto da decidere. 100 Torri Pavia, Riccardi. Atletica Riccardi Milano che ora a 250 metri al termine si porta sotto, passa al comando in questo momento con Riccardo Martinini per l'Atletica Riccardi di Milano. 120 metri ora al termine di questa terza serie 4x400. Atletica Riccardi Milano, Atletica Riccardi Milano, e poi per la seconda posizione Atletica Riccardi Milano, e poi pettorale 29 Polisportiva Gavirate 3:27.74. intanto il tempo che potrebbe anche essere utile per un posto negli 8, quindi 3:27.74. Nella seconda serie abbiamo un 3:26.56, quindi andiamo a segnarcelo. Per adesso 3:26.56 il migliore accredito. Dell'Atletica Valpolicella Lupatotina. Tra poco l'ultima batteria 4x400 maschile. Allora, lo scorso anno a Rieti ha vinto la studentesca Cassa dei Risparmi la 4x400. In graduatoria nazionale abbiamo il 3:25.01 della Virtus Acireale, che troveremo qui, ora andremo a presentarla. Poi 3:25.28 Bergamo 59, 3:26.04 studentesca Cassa dei Risparmi di Rieti, vincitrice lo scorso anno a Rieti, quindi sono tutte raggruppate veramente in pochissimi decimi. Tutto da decidere, anche perché abbiamo nella seconda serie un bel tempo della Libertas Valpolicella Lupatotina, 3:26.56. Andiamo alla presentazione dell'ultima serie, la quarta 4x400 maschile. Prima corsia Atletica Vicentina, in seconda corsia CUS Palermo, in terza Servizi Atletica Futura Roma, in quarta Virtus Acireale, in quinta Atletica Bergamo 1959, in sesta Atletica Insieme New Foods di Verona, in settima Atletica Studentesca Cassa Risparmi di Rieti e in ottava Atletica Cairatese. 3:25.01 per Virtus Acireale.
partiti con Atletica Vicentina, CUS Palermo, servizi Atletica Futura Roma, Virtus Acireale, Atletica Bergamo 1959, Atletica Insieme, New Foods di Verona, Studentesca Cariri e Cariratese. Studentesca Cassa di Risparmi di Rieti, all'interno la staffetta della Virtus Acireale, primo posto nelle graduatorie con 3:25.01, ma siamo ancora alle... Ancora anche Bergamo, Atletica Bergamo 1959, andiamo al primo cambio con Rieti, e Rieti che va a cambiare per prima con il pettorale 19, Studentesca Cassa Risparmi di Rieti. Poi in quarta è Virtus Acireale, corsia interna Atletica Vicentina, si porta sotto, dovrebbe essere Acireale ora che sta attaccando Rieti, la Studentesca Cassa Risparmi di Rieti. Poi Atletica Vicentina, Atletica Bergamo 1959, nell'ordine, ancora con Rieti al comando, ma si sta facendo sotto l'atleta della Virtus Acireale, dovrebbe essere con il pettorale numero 8, Virtus Acireale, Studentesca Cassa Risparmi Rieti, Atletica Vicentina, Bergamo. Poi Futura Roma, Acireale ancora saldamente al comando con lo staffettista della Cassa Risparmio di Rieti, Riccardo Cataldi, si sta portando sotto, sta incrementando anche Gabriel Luca per l'Atletica Vicentina. Gabriel Luca 150 metri prima dell'ultimo cambio, ancora tutto da decidere, Acireale, Rieti, Atletica Vicentina. Metri prima dell'ultimo cambio, incrementa ancora lo staffettista della Virtus Acireale, poi passa la Vicentina, terza posizione Rieti. Ultimo giro, sembra per ora da decidere solamente il secondo e il terzo posto, ma ancora non è detto perché l'Atletica Vicentina sta incrementando. Atletica Vicentina in seconda posizione con Matteo Beria, 200 metri al termine, ora per questa ultima staffetta, da qui sicuramente o quasi sicuramente uscirà la staffetta medaglia d'oro agli italiani allievi 2012, Virtus Acireale con Giuseppe Leonardi, tutto il Ridorfi per lui, Virtus Acireale, poi Atletica Vicentina e Cassa Risparmi di Rieti, 3:22.67. Se confermate, questa è la staffetta con il titolo di campione d'Italia 2012. Premiazione 4 per 400 allieve. Premiazione 4 per 400 allieve, la penultima di questa 47esima edizione Campionati Italiani Allievi Allieve 2012. Premiazione effettuata da Marcello Bindi, consigliere nazionale della FIDAL, presidente anche della FAE Firenze per l'Atletica Europea. In ottava posizione 4:12.26 Molinari, Papa, Bertoncini, Manari, Atletica Piacenza. Settima posizione 4:12.26 Fuccaro, Surmeli, Peressoni, Rovere, Atletica Udinese, Malignani.
in sesta posizione, 4:08:90, Dragonetti, Tirinelli, Castelli, De Francisco, Running Club Futura. Quinta posizione, 4:05:55, Corbetta, Rossi, Cisana, Maggioni, Atletica Bergamo 1959. Quarta posizione per la Camelot, 4:05:12, Varrone, Bussone, Bolzoni, Bettin. Terza posizione, medaglia di bronzo, 4:04:57, Ciurli, Matese, Capoccia, Baldi, Toscana Atletica Empoli Nissan. Seconda posizione, Brunico Volksbank, 4:03:82. E prima della proclamazione del titolo italiano si ringraziano i giudici, il gruppo giudici gare, i volontari che hanno partecipato a questa lunga, estenuante due giorni che ci ha dato però tante soddisfazioni. A loro va l'applauso del Ridolfi. Grande, 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 grandi, la pioggia finale non ci fa assolutamente niente. Al primo posto, 4:00:33, Colombo, Troiani, Troiani e ancora Alexandra Troiani, Pro Patria, Busto Arsizio. Eccole, eccole a salutare il pubblico ancora presente qui al Ridolfi. Alla conclusione di questa splendida giornata, anche se ora sta piovendo non importa, è sempre bella perché abbiamo assistito a due giornate memorabili qui a Firenze, 47esima edizione campionati italiani allievi allievi 2012, l'edizione dei grandi numeri, quasi 2000 atleti in gara, quando nell'anno in cui Firenze è stata insignita capitale europea dello sport, capitale europea dello sport 2012, Firenze. Risultati intanto della terza batteria 4x400 allievi, vinta Atletica Riccardi Milano 3:27:74, seconda Polisportiva Gavirate 3:28:54, terza Atletica Lecco, Colombo Costruzioni 3:29:31. Andiamo anche al risultato della quarta, eccolo lì sul maxi schermo, quarta serie 4x4 vinta dall'Atletica Virtus Acireale 3:22:66, seconda Atletica Vicentina 3:23:99, terza studentesca Cariri 3:25:23. Questa sarà l'ultima premiazione che andrà a chiudere questa edizione memorabile veramente della, dei campionati italiani allievi allievi 2012, con un grande ringraziamento veramente a tutti coloro che hanno contribuito. Ancora una premiazione con una premiazione. Intanto sta piovendo, è vero, ma abbiamo finito. Un grande ringraziamento veramente a tutti coloro che hanno contribuito, gruppo giudici gara, Fidal Servizi, cronometristi, il gruppo organizzativo della Fidal, coloro che hanno organizzato la FAI Firenze per l'Atletica Europea
e il Comitato Regionale Toscano. Eccoci, allora, premiazione che avverrà indoor. Comunque facciamo la premiazione, l'ultima della 4x400 allievi. Premiazione 4x400 allievi. In ottava posizione, 3:28:13, Servizi Atletica Futura di Roma. Dascalu, Grossi, Tuzzolo e Galati. In settima posizione con 3:27:74 Miglio, Bussone, Pellizzoli, Martinini, Atletica Riccardi Milano.
Allora, premiazione 4 per 400 allievi. In ottava posizione, 3,28 e 13, Dascalu, Grossi, Tuzzolo, Galati, Servizi Atletica Futura a Roma. Le vediamo sul maxi schermo. Che ricevono la medaglia. Settimo posto, 3,27,74, Miglio, Bussone, Pelizzoli, Martinini, Atletica Riccardi Milano. Al sesto posto, 3,27,05, Venati dell'Acqua, Schembri, Felotti, Atletica Cairatese. Al quinto posto, 3,26,56, con Chesini, D'Ademo, Morati, Asperché, Libertas, Valpolicella, Lupa Totina. Quarto posto, Atletica Insieme, New Foods Verona, 3,26,49, con Scattolo, Dalben, Tesini, Vanzo. Al terzo posto, medaglia di bronzo, 3,25,23, Trevisani, De Angelis, Cataldi, Proietti, Atletica Studentesca, Cariri. Al secondo posto, medaglia d'argento, 3,23,99, Filippi, Sinigaglia, Luca e Beria, Atletica Vicentina. E la staffetta campione d'Italia 2012, 3,22,66, Atletica Virtus Acireale, con Sardo, Arena, Lucibello, Leonardi. E ora siamo veramente giunti al termine, questa era l'ultima premiazione di questa due giornate di gara, di questa 47esima edizione, che ci ha regalato veramente tante, tante emozioni, emozioni tecniche, emozioni proprio dal punto di vista umano, per la partecipazione, non solo dal punto di vista degli atleti, ma dal punto di vista anche della partecipazione del pubblico presente, sempre molto presente, e non solo dal punto di vista numerico. Vogliamo ringraziare veramente tutti coloro che hanno contribuito, a cominciare dagli organizzatori, dalla FAI, dalla Federazione Firenze per l'Atletica Europea, al Comitato Regionale Toscano, al gruppo giudici gara, FIDAL Servizi, ai cronometristi, al gruppo organizzativo della FIDAL, ai volontari, a coloro che comunque sono sempre stati in campo con tutti noi in questi due giorni. Veramente un grande saluto e un arrivederci alla prossima manifestazione, sicuramente nazionale ed internazionale, che verrà organizzata qui al campo, allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, che il prossimo anno spegnerà le candeline, 10 anni di vita. Un saluto a tutti e un arrivederci a casa. Buonasera.